Ciao, sono il Cugio, sono un pilota di go-kart, ok? Da 2 anni investo. Sì, tranquillo, lo so che non te ne fotte un cazzo perché... Questa sera c'è la Cugia. Questa sera c'è la Cugia. La Cugia non ha mai provato un kart. E lei per mesi si lamentò di ciò. Fratellone, non è che mi porteresti con i kart? Non sono assolutamente costretta a dirlo per fare news. Ma certo, sorella! E siccome, dopo tutto, sono un uomo di parola! L'ho portata con i go-kart ed è successo... di tutto. Ma io ho il telefono scarico, Fra. Ciao! Bella, Fra. Allora, adesso ti spiego la situa. Prendi il telefono. Ma questa Cugia, quante Cugia? Vai, introduci te. Introduco io, siamo al Bergamo Kart Indoor e... Ciao! Ma sei carica, Cugia, per questa cosa? Ma mega! Ciao! Non ci vediamo da un sacco! Allora, io ve lo dico, questa sera c'è la Cugia. La Cugia non ha mai provato un kart. Quindi, Cugia, oggi ti buttiamo su un quattro tempi. Così ci prendi un po' la mano sulle traiettorie, acceleratore, freno, capisci quali sono. Fra, è difficile, però ci arrivi. E quanti siamo? 9. Diciamo che nella top 10 ci arrivi. Siamo tutti. Benjo sempre presente nel frattempo. Se vuoi dire qualcosa alla fotocamera, intanto non so le tue emozioni. Ok, allora io ho un po' paura di questa cosa perché probabilmente arriverò ultima e a me non piace arrivare ultima, però so di non avere troppe speranze. Cioè non ho mai guidato niente se non un motorino e non credo che sia la stessa cosa, quindi è un po' un problema. Però vedremo come andrà e vi faremo sapere. Vi faremo sapere. Mamma mia! No! Vai, faccia! No! Ma che arrivo abbiamo? Oddio, aiuto, come funziona sto coso? Come si chiude la visiera? Mamma mia, sarà questo pirolino qua? Davide, aiuto, per favore. Oh. Adesso sto facendo... Allora, il kit della Cugia è il casco del 2021 del Cugio. Questi guanti, tocco gli occhiali e... sotto casco del mammo, ma vuoi quello bianco o quello stracolorato? Va che c'è il drip, trattalo bene. Io invece ho la gomitiera. Devo alzarmi? No, allora, acceleratore e freno, questo è il volante, devi andare forte, va bene? Va bene. Questo è tutto. Mamma mia, che anch'io voglio il pugno! No! Figa con le Air Force. Ah. Ma non è che c'era una talloniera magari? No, va bene. Ma Dado! Si può andare avanti e indietro? Cioè? È regolabile? Sì, te lo sistema lui! Eh? Te lo sistema il tizio, diglielo! Capito? No! Dillo a lui! Più avanti! Non lo so, cioè non so come devo stare. Cioè, lui ti ha chiesto più avanti e tu gli hai detto non lo so, non so come devo stare. Ma figa! Perché non so come devo stare? Ma se devi regolarlo! Se ti sei fatta la domanda vuol dire cazzo no, sono troppo indietro, Davide com'è che si regola? No? Sì, però... No, scusa, non volevo ferirti. Ero in ansia, ok? Figa la Cugia, speriamo che vada bene. Non so se hai capito. Questa qua dice stacca tardi. Oh! Cioè, no, scusa. Stacca tardi, come dice mio fratello nei suoi video. Uno le si è infilato all'interno, le... tu lo so. Io non ho più capito niente perché era lì così. Non mi era mai successo, ok? No, Cugia! No, Cugia, stammi bene, Cugia! Mi ero preoccupato, guarda.
Wow, ma che figata! Quant'è che non guido? Sorry, pensavo di fermarmi. Sì, ok. Vieni qua. Ma ti è caduta? Tutto ok? Hai visto che cucciolo? Cioè dovresti, dovresti ringraziare tuo fratello per essere così apprensivo. Ok, devo andare là? Vediamo se sto ancora registrando. Sì. Che c***o devo fare? Ok. No, Cugia, no, non voglio entrarti. Tira giù la visiera, ostia. Mi sto anche annoiando ormai. Ah, ma c'è il poggio a testa, ma è comodissimo. Cugia, sorpasso all'interno. Non so neanche chi sia il primo ormai. Non è che c'ho voglia di far due sorpassi, cazzo. Non sto mai alzando il piede dal gas. Dai, mi sa che è l'ultimo giro. Cugia, ancora te. Adesso il mio obiettivo è prenderla. Vai. No, così però non posso. Cugia, allora. Oh, ma allora, cosa mi hai combinato? Mi hai perso la videocamera. Mi hai tenuto la visiera aperta. Sarà stato entusiasmante o no? Commento a caldo. Commento a caldo? Chi dice che il kart non è uno sport, credo che non sappia che cosa voglia dire sport, perché ero morta, cioè sono morta e lì non ce la facevo più. È stato divertente, devo dire. Ho osservato un po' quello che faceva il Cugio, perché vabbè, mi ha doppiata due volte, quindi avevo il tempo per guardarla. Grazie. Non sapevo cosa volesse dire la bandiera azzurra, continuavano a sventolarmela, io ero lì tipo, e a un certo punto gli ho fatto così e lui mi fa guarda dietro e io ho fatto ok e niente, quindi ho lasciato un po' più passare. Mi sono girata due volte, una volta mi sono schiantata forte. È stato molto brutto. Alla fine io e la Cugia torniamo a casa da questa esperienza con una Cugia mezza rotta e un Cugio divertito, dai. No, è stato bello, però un po' traumatica la prima volta. Come sempre. Io ti dirò,